Dal Vangelo di Luca. In quel tempo, lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9, dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. E gli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Fratelli e sorelle, questa settimana la buona novella vi raggiunge dalla chiesa di San Francesco, dove è custodito il miracolo eucaristico. E questa registrazione la stiamo facendo proprio nel giorno della festa di San Francesco. Abbiamo scelto questo luogo perché il Vangelo, come avete potuto ascoltare, ci parla dei lebbrosi. Anche la prima lettura di questa domenica ci parla di un lebbroso, Naaman il Siro. E nella vita di San Francesco i lebbrosi hanno una importanza fondamentale. La sua conversione, infatti, inizia proprio dall'incontro con i lebbrosi. Quando San Francesco, invece di schifare i lebbrosi, invece di allontanarsi da loro, come fino a quel momento aveva fatto, si avvicina a loro, li tocca, li abbraccia, se ne prende cura. Quel momento, quell'incontro, ha cambiato la sua vita. Ha fatto di Francesco San Francesco, il serafico padre che tutti noi conosciamo e di cui godiamo ancora oggi i frutti. Il Vangelo quindi ci parla di lebbrosi, di 10 lebbrosi precisamente. Forse noi facciamo grande fatica ad immaginare cosa significasse per il mondo antico la malattia della lebbra. È una malattia che fa paura anche oggi, ma anticamente veniva letta come un castigo di Dio. Ogni malattia nell'antichità veniva letta come un castigo, ma soprattutto questa, perché la lebbra non era una malattia mortale, ma man mano consumava il corpo, man mano sfigurava il volto, man mano trasformava la persona in una maschera di uomo. E quindi era immediatamente trasportabile nel campo spirituale, nel campo morale. Come la lebbra sfigura la persona umana, così il peccato sfigura l'uomo, la donna, il credente, il figlio di Dio. Come la lebbra rende insensibili e irriconoscibili, così il peccato ci rende insensibili a Dio e al prossimo. Secondo ciò che ci raccontano gli storici, ma soprattutto secondo quello che ci racconta la stessa parola di Dio, al capitolo 13 del libro del Levitico, i lebbrosi dovevano stare fuori dalla comunità, non potevano avere una vita sociale, non potevano avere una vita affettiva, non potevano avere una vita religiosa. Non potevano avere una vita sociale, non si potevano incontrare con le altre persone, non potevano andare al mercato, non potevano lavorare, non potevano fare nulla. Non potevano avere una vita affettiva. Se fossero stati sposati, dovevano lasciare la propria moglie o il proprio marito, i propri genitori o i propri figli. Non potevano essere toccati e abbracciati da nessuno, e nessuno potevano toccare o abbracciare. E quanto questo sia faticoso, quanto questo costi alla persona umana, ce ne siamo resi tutti conto nel periodo del lockdown, nel periodo del Covid, quando ci era impedito anche il semplice stringerci la mano.
e non potevano avere una vita religiosa perché non potevano recarsi né nella sinagoga né soprattutto nel Tempio di Gerusalemme. Dovevano vivere nei boschi, dovevano rifugiarsi nelle grotte e se qualche anima buona portava loro da mangiare, lo doveva lasciare ai confini del bosco. Quando la persona si allontanava, loro, i lebbrosi, uscivano e andavano a prendere il cibo che era stato portato per loro. E se qualcuno inavvertitamente, malauguratamente si fosse avvicinato, loro dovevano gridare: «Allontanati, perché io sono immondo!» Dovevano portare il capo scoperto, dovevano portare le vesti strappate, dovevano portare il viso velato fino al labbro superiore. Questa era la loro sorte. Erano dei veri e propri cadaveri che camminavano. Erano dei morti viventi. Questa era la loro condizione. Queste persone escono da un villaggio e vanno incontro a Gesù. Questo particolare ci fa capire che per gli evangelisti le guarigioni che Gesù compivano erano anche una parabola, cioè un'immagine della guarigione del cuore, un'immagine del bene, del bello, del vero che Gesù era venuto a portare, perché concretamente quei 10 lebbrosi non potevano abitare in un villaggio, come già vi ho accennato. Quindi c'è un simbolo che noi dobbiamo leggere dietro questa guarigione. I lebbrosi erano 10, che nell'antichità significava l'universalità, la totalità delle persone. E nell'antichità, per gli ebrei, il numero 10 significava anche il numero minimo che era necessario perché si potesse fare una celebrazione nella sinagoga. E di questi 10 lebbrosi, alcuni erano ebrei, altri erano samaritani, quasi a ricordarci che le persone che quando stanno bene litigano fra di loro, sono invidiose l'una dell'altra, nel momento della difficoltà, nel momento della malattia, fanno gruppo. Queste persone, ebrei da una parte, samaritani dall'altra, erano insieme. Ma nell'antichità, nel Vangelo, nella Bibbia, il villaggio è anche l'espressione del mondo antico, l'espressione degli uomini e delle donne che non conoscevano Dio, che non sapevano riconoscere in Gesù la presenza del Figlio di Dio nel mondo. Era il modo vecchio di ragionare, era il modo vecchio di guardare, era il modo vecchio di ascoltare. Tanto che quando Gesù guarisce il sordomuto, lo porta fuori dal villaggio per guarire le sue orecchie e la sua bocca, perché potesse ascoltare in modo nuovo parole nuove, quelle del Vangelo, perché potesse parlare in modo nuovo annunciando la bella notizia del Vangelo. E anche a Bezzaida, quando guarisce il cieco, Gesù lo porta fuori dal villaggio e addirittura gli dice non tornare dentro il villaggio perché altrimenti ricominceresti a guardare le cose come le guardano coloro che non hanno conosciuto Dio, come le guardano coloro che ancora non hanno scoperto il Vangelo. Quindi l'uscita di questi 10 lebbrosi è l'uscita dell'intera umanità che vive nella fragilità, nella sofferenza, nella malattia, che fa corpo con tutti quando è nel momento della difficoltà. Ed è l'uscita dal mondo vecchio per andare verso il mondo nuovo. Ogni guarigione dalla malattia, dalla sofferenza, ha bisogno di un percorso. Ecco perché Gesù dice loro: andate dai sacerdoti. Questo era il protocollo che dovevano osservare, perché i sacerdoti nell'antichità erano come gli ufficiali sanitari di oggi. Erano loro che dovevano stabilire se una persona era guarita e quindi poteva tornare nel contesto sociale, nel contesto familiare, nel contesto religioso della sinagoga
e del Tempio. E loro si fidano, loro giocano in anticipo la loro fede sulle parole che Gesù aveva loro detto e cominciano ad andare. Mentre vanno, scoprono che stanno guarendo. Mentre si allontanano dal villaggio, dal mondo antico senza Dio, scoprono che la loro pelle sta ridiventando nuova, che la loro vita sta diventando nuova. 9 di loro vanno per la strada che Gesù aveva detto di percorrere, verso i sacerdoti. Soltanto uno torna indietro vedendosi guarito. È molto importante questo verbo, vedendosi. Questo samaritano, perché poi Luca ce lo dice che quest'uomo era un samaritano, è l'unico che si accorge fino in fondo cosa sta accadendo. È l'unico che si accorge che la sua vita è stata abitata da Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo per la nostra salvezza. È l'unico che si rende conto del volto misericordioso del Padre. Avevano chiesto a Gesù: «Abbi pietà di noi, Gesù». E questa persona si rende conto che Gesù aveva avuto pietà, che Dio era intervenuto, e torna indietro. Non è sempre un male tornare indietro. Tante volte noi diciamo a chi ci chiede come va: «Si va avanti». Tante volte diciamo si va avanti per dire che dietro non si può, non si deve tornare, ma non è sempre un male tornare dietro. A volte, per poter fare un salto avanti più lungo, per poter fare un salto in alto, più alto appunto, abbiamo bisogno di tornare indietro, come gli atleti. Abbiamo bisogno di tornare al luogo e al momento in cui abbiamo scoperto Gesù, in cui lo abbiamo conosciuto, per recuperare la sorgente della nostra fede, le motivazioni della nostra fede e davvero vivere in modo nuovo. È bello pensare che questi malati, questi lebbrosi, nel Vangelo di Luca, insieme con il cieco di Gerico e con il malfattore sulla croce, sono gli unici che chiamano Gesù per nome e gli danno del tu. Se noi incontrassimo il Presidente della Repubblica, se noi incontrassimo una persona importante, non lo chiameremmo per nome e non gli daremmo per tu, del tu. Quindi questo indica che Gesù con i malati, con i poveri, con gli ultimi della terra fa tutt'uno, per loro è venuto nel mondo. Questo samaritano si ricorda di tutto questo e torna indietro. E quando torna Gesù è felice. Non perché è tornato a ringraziarlo, ovviamente. Proprio domenica scorsa, infatti, Gesù aveva detto a ciascuno di noi: «Quando avete fatto tutto quello che dovevate fare, dite, siamo servi inutili, servi senza utile, servi senza ricompensa». E in altre pagine del Vangelo di Luca e anche negli altri Vangeli, Gesù aveva detto: «Se invitate persone perché vi possano rinvitare, se salutate persone perché vi salutino a loro volta, cosa state facendo di speciale? Questo lo fanno tutti. Invitate chi non può invitarvi, salutate tutti lungo la strada». E aveva detto anche: «Non sappia la tua destra quello che fa la tua sinistra». Quindi non è il ringraziamento a sé che Gesù vuole, non è il grazie per sé che Gesù cerca, ma l'accorgersi della presenza di Dio e rendere gloria a Dio. Rendere gloria a Dio significa proprio riconoscere il suo volto di Padre, riconoscere il suo volto misericordioso, il suo volto pieno di tenerezza nei nostri confronti. E rendere gloria nella lingua greca è espressa dalla parola con cui noi indichiamo la Santa Messa, Eucarestia. Questo uomo che torna dietro si ferma davanti a Gesù, si prostra davanti a Lui e rende gloria, rende grazie, proprio quello che facciamo noi in ogni celebrazione eucaristica. Ci fermiamo davanti a Gesù, ci prostriamo davanti a Lui e innalziamo le nostre mani nella lode a Dio.
come fece Mosè lungo il cammino dell'Esodo, come ascolteremo l'altra domenica, quando alzava le mani e il popolo vinceva, e perché queste non cadessero per la stanchezza, si fece sorreggere le mani da Cur e da Aronne, quasi a significare che il cammino va fatto insieme, che l'esperienza della fede va vissuta insieme. Cari fratelli e care sorelle, come San Francesco sappiamo riconoscere Gesù nei malati, nei poveri, negli ultimi, e come San Francesco diamo una svolta alla nostra vita. Sappiamo vedere il Signore presente in mezzo a noi, sappiamo uscire dal villaggio, dal modo vecchio di ascoltare, di vedere e di parlare, per attingere al Vangelo di Gesù un modo nuovo di essere, per comportarci per quello che realmente siamo, figli e fratelli e sorelle gli uni con gli altri.